Flashback Disco Restaurant, compagnia di Pino, alias lo zio Pino. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Preziosauro. Sono fra due maestri, di cecchina. Tra due zii, due realtà importanti sul nostro territorio. Due Io realtà posso dire una cosa, che tra qualche tempo sicuramente vedrete sindaco e vice sindaco. Secondo me a cecchina ormai ne parlano tutti. Bella, bella. Bene, allora voi vi domanderete perché stiamo davanti a un buon bicchiere di vino a parlare degli affaracci nostri, ma perché stasera, e vogliamo iniziare così, nella frase aperitivo, cena, perché il Flashback è un gran ristorante dove si mangia veramente di tutto, anche il pesce. Certo. La cosa importante è che noi siamo partiti così con l'aperitivo, perché staserata, Ciancina, la salute veramente pure la vostra, vi ricordiamo tutti quanti che se guidate non bevete, altrimenti guidate e bevete tantissimo, l'importante è che non guidate. L'importante è che non mi fermano, esatto. Perché mi levo una macchina. Però adesso parliamo della serata. La serata è la fine di un evento fantastico, perché io per primo, quando Pino me l'ha detto, ho detto ammazza da paura. Perché? Perché di solito si fa il karaoke nei locali e si fa da anni. Sto mattacchione che ha fatto? Abbiamo preso una band che si chiama Fabio Raspa, che è proprio, come posso dire, colui che ha messo su una band a livello musicale. Sono cinque elementi che sono fantastici, sono bravissimi. E abbiamo creato questo show di canto qui al Flashback, perché io tutti i giovedì faccio karaoke, lo facciamo già da circa 3 anni, perché a settembre, il 23 settembre, sono 3 anni di attività. E noi lo festeggeremo insieme sempre il 28, sabato 28. E quindi abbiamo creato questa serata proprio per dare un tocco di classe a questi ragazzi che gli piace cantare. Ci sono i cantanti del karaoke, sì, che però cantano con la band live, quindi veramente proprio campionato di karaoke, bellissimo, e soprattutto devono essere bravi gli artisti che gli suonano. Gli artisti sono bravi, e non solo, abbiamo premiato un po' tante cosine carine. Con Sauro ne abbiamo parlato circa un mese fa, perché questa cosa dura da circa un mese, oggi è stata la finalissima. Abbiamo parlato cosa dovevamo dare come premi. Sauro, che ha questo negozio sulla Daria Cecchina, ha messo in palio un bel telefono per il secondo posto, e poi alla fine ha dato i sim a tutte le persone, a noi ospiti. Quindi abbiamo creato una serata proprio come se loro erano i veri protagonisti, non in una serata in un locale, ma proprio in un show di talent. Bene, allora vi voglio ringraziare veramente tutti i ragazzi che hanno ideato e collaborato, compreso lo zio Pino, per questo bel evento lungo più di un mese, che ha portato sì che oggi si arrivasse veramente con una crema di artisti infinita. 12 finalisti, perché ogni serata che abbiamo fatto erano 3 persone che dovevano uscire come primo, secondo e terzo posto. Poi queste 3 persone per tutte le serate che abbiamo fatto sono diventate 12. Bene, ringraziamo tutti gli sponsor, soprattutto 4 Tacche, che ci ha messo le Sims. 4 Tacche sta a Cecchina, potete ricordarlo, Venezia 57, naturalmente fuori non c'è scritto 4 Tacche, ma c'è scritto Flashback. E poi vogliamo dare anche le info del Flashback. Così. Sempre via Nettunense, chilometro 11 e 200,
ci troverete sempre su Facebook, che Flashback Disco Restaurant, e nient'altro, che devo dire, il sito www.flashbackdiscoristorant.it, e facciamo un brindisi a tutti noi. Lunedì è chiuso, quindi non chiamate, soprattutto per martedì e la domenica, ma soprattutto posso dire una cosa: dovunque andate nei laghi, un locale così non lo trovate. Pagato pure lui. Paga manco poco, manco miliardi. Cioè, sì, pure io. Ho pagato Maurizio. Mamma. Va bene, gustiamoci la karaoke band, la serata da Zio Pino, il Flashback. Gabbisci? Gabbisci. Gabbisci. Buonasera, benvenuti, l'abbiamo già detto, il Flashback, tanti e tanti eventi, parlo qui perché non si sente, ma se parlo qua poi mi sentite tutti, ma è brutto a livello televisivo. Io devo fare, veramente, l'abbiamo fatto fuori dalla prima scena, ma voglio farlo adesso, un applauso a questi due grandi che fanno capo a una band altrettanto importante. È un onore stare qui con voi. Allora, complimenti, il look è fantastico, siamo alla finale, la finale è la parte più importante. Questa sera l'abbiamo detto, ci sono un sacco di premi, un sacco di cose importanti, ma oggi vorrei presentarvi un secondo, parlare un attimino di voi e della band. Tu sei? Io sono Gregoria. Gregoria, e tu sei la Baracas. Eh sì, infatti sono il baraccato. Mitico Raspa, Fabio. Mitico Raspa. Allora, chi vuoi raccontarmi? Innanzitutto facciamo veramente conoscere anche... Prego, vieni, Crazy TV. Facciamo vedere qui, al basso, Alessandro Sanna, Sasà De Seta, alla batteria, poi aspettate che con la mia agilità che mi contraddistingue, al piano Danilo Ciminiello, Rossano Evangelisti. Eccoli qua, veramente un gruppo di ragazzi, veramente esperienza a 360 gradi, come abbiamo detto prima. Fatemi capire, chi è che ha avuto questa idea di unire questo corpo, questa mente artistica e creare questo spettacolo? Ma è nata una sera parlando con Pino, eravamo qui e insomma si faceva una serata, si lavorava così, e è nata questa idea di fare karaoke, ma non facciamo il solito karaoke, ormai insomma un po' scontato. Abbiamo dei musicisti bravissimi a disposizione, una bella energia, con Pino c'è una bella sinergia, e quindi perché non mettere su una situazione di questo genere? Molto bello, originale, che non fa nessuno tra l'altro. Bello, bellissimo. Io voglio capire però, prima di fare la parte del karaoke live, io so che voi lavorate da un sacco di anni come band, ma come vi siete uniti, incontrati, deciso di creare questa sorta di... Spettacolo. Ma diciamo che le origini non me le ricordo, perché ormai è passato un po' di tempo. Siamo amici prima di tutto e poi musicisti insieme, come dico io.
E niente, è nata dalla passione della musica che ci unisce, che ci fa fare queste belle cose, e quando incontriamo persone come Pino e locali come il Flashback che ci danno questa possibilità e mettiamo a frutto tutti i nostri lavori faticosi, perché questa è una grande passione, ma ha dietro insomma dei retroscena come puoi immaginare, non proprio tranquillissimi. Lo sappiamo, quindi... la vita dell'artista è dura, ma pur qualcuno deve la deve fare, certo. Sicuramente sì. Fate anche serate private o cover, so che vi date da fare molto con gli eventi, con i matrimoni, quindi se magari da casa qualcuno in questo momento vuole contattarvi, come fa? C'è un Facebook, questo sito nuovo, eh? Sì, sì, guarda sì, come gira, palla, perché sì, non te lo ricordi. Dai. Allora c'è il sito www.artinmusica.it, c'è la nostra pagina Facebook Arti in Musica, c'è il mio profilo Facebook Fabio Raspa, c'è anche il gruppo Facebook Gregorio in Baraccas, quindi lì si possono trovare tutti gli eventi che facciamo e anche i recapiti per poterci contattare per qualsiasi tipo di evento. Insomma. Bene, quindi mettete subito il mi piace e aggiungeteli su Facebook, che è un sito nuovo che non conosce nessuno. No. Allora io devo far partire questa serata perché veramente sono curioso, perché io diciamo ho fatto da scrutinatore, si dice così. Sì. C'ero qui in 2-3 serate, ho visto, diciamo, sulle selezioni bella roba, bel materiale, quindi direi di partire con la serata. Però voglio sfruttare un gran locale come questo, perché veramente, guarda che belli. Fate un applauso, signore e signori, partiamo con il live qui al Flashback. Applauso! Oh!